Secondo luogo, volevo domandare qual è il modus operandi dell'amministrazione comunale relativamente alla cura e alla manutenzione del verde pubblico. Ve lo domando perché spesso, e devo dire sempre più spesso, la cura e la manutenzione sembrano latitanti. E questo lo dico senza alcun tipo di pregiudizio, ma semplicemente guardando il paese in cui viviamo. Penso ad esempio al parchetto di Gaiano, alla ciclabile di Ozzano, al marciapiede di Ponte Scodogna, alla rotonda vicino alla Parmalat, che tra l'altro fino a pochi giorni fa non si poteva vedere dall'erba alta neppure i cartelli, che trovo anche che sia una situazione pericolosa. Ma anche alla ciclabile che va per l'appunto da quella rotonda verso Medesano, verso il ponte, perché ho delle foto di alcuni giorni fa dove non ho paura di definire imbarazzanti, dove viene completamente impedito dall'erba e dalla flora il passaggio con le biciclette. Ora, in un momento in cui stiamo pensando a costruire una nuova pista ciclabile, sicuramente la manutenzione di quelle attuali è imperativa e prioritaria. Dunque, volevo domandarvi qual è il modus operandi. Io oggi ho notato che sono stati fatti proprio oggi, nella giornata odierna, degli interventi e anche in quella ciclabile che ho poc'anzi evidenziato. Ma volevo domandare per l'appunto qual è il modus operandi, cioè aspettare che il verde, che le erbacce, che le piante diventino un problema e poi intervenire per minimizzare interventi, quindi minimizzare i costi. Volevo domandare se questo è il vostro modus operandi. Hai citato alcune zone che non faccio fatica a riconoscere che abbiamo svolto con un po' di ritardo, forse con un po' di, non dico disattenzione, perché l'impresa che sta facendo il lavoro è una cooperativa sociale, l'EMC2, lo fa a mio avviso, ecco, devo dire, una competenza, ormai sono diversi anni che lavorano in questo settore, quindi chiaramente le difficoltà possono essere legate spesso anche all'utilizzo della manodopera che mi viene a dire, no, non parliamo sempre di specialisti, hanno sicuramente delle figure di riferimento importanti, però ovviamente molti collaboratori vanno, come dire, istruiti e vanno, come dire, formati. Ripeto, alcune situazioni che hai citato, non sto mica qui certo a fare dei distinguo, ho detto, sulle piste ciclabili abbiamo avuto delle problematiche, quelle che hai citato tu, il marciapiede di Ponte Scodogna, immagino che ti riferisci a quello a destra scendendo da Collecchio, quello a mio avviso è un errore fatto un po' di anni fa, perché è stato fatto il cordolo, e poi probabilmente non è mai stato riempito, ecco, non, neanche stabilizzato, è terra. E stiamo valutando anche di fare un tratto di questo marciapiede perché è stato segnalato da alcuni residenti, diciamo, la problematica ovviamente l'attraversamento lì, sappiamo tutti, è nel punto più importante della nazionale, saranno 15 metri. Più, forse anche di più, quindi come si dice, l'attraversamento pedonale non è neanche stato preso in considerazione per gli ovvi motivi di rischio e perché l'ANAS non lo concederebbe mai. Tant'è che il semaforo che è stato eseguito alcuni anni fa è stata un importante, diciamo, dico così, concedetemi il termine, insomma, rappresentazione di una comunità, quella di Ponte Scodogna, che ha interloquito con l'amministrazione ed è stato poi realizzato questo semaforo, un'opera da 40.000 euro, però credo che dia comunque sensazioni di sicurezza perché c'è l'attraversamento pedonale e il semaforo a chiamata. Per farla breve, alcune di queste situazioni, come ti ho detto prima, questo marciapiede è lì da non so quanti anni, condizioni che anch'io spesse volte mi domando perché non era stato completato al tempo, perché fare il cordolo e non fare il marciapiede era un
un'attività che non si fa. Ho detto prima, stiamo valutando di completare almeno un pezzo che permetta a questi residenti di arrivare sulla via Talignano e poi proseguire per andare a attraversare all'altezza del semaforo, eventualmente per l'uso dei mezzi pubblici, ma anche per frequentare l'altro pezzo di paese. Ecco. Sulle piste ciclabili condivido e purtroppo dico abbiamo alcune di queste situazioni che vanno migliorate, vanno prese per tempo. L'attività sul verde viene svolta ovviamente in sintonia con le disposizioni dell'ufficio, che a mio avviso io non percepisco in modo complessivo queste tue valutazioni non positive. Hai citato alcune e credo che, adesso non dico che siano solo quelle, ce ne saranno anche altre sicuramente che vanno migliorate, però complessivamente abbiamo anche insistito con la cooperativa appunto per poter intervenire anche sui cordoli stradali, a differenza degli anni passati che non erano messe queste attività nel computo degli interventi, dal 2020 in sede di rinnovo dell'appalto abbiamo messo anche la sistemazione dei cordoli stradali che ovviamente dentro il centro urbano ma anche in periferia, io ho in mente anche l'Emiliano, mi viene in mente che il tratto che unisce il campo sportivo del comunale, il sintetico, alla zona che va verso la parrocchia sembra una selva. Anch'io faccio le mie segnalazioni al comune, non è che non le faccio, perché a volte sfuggono, a volte sono situazioni che cambia la squadra e non sempre c'è attenzione a questi interventi che tu dici dovrebbero andare in circolo, no? Una volta che tu sai che devi fare ABCD, li fai. A volte col cambio delle squadre, con il turnover che avranno, immagino anche queste cooperative qui, spesso non è la prima volta, qualcuno dimentica un pezzo, capita. Certo che l'impegno nostro è quello di migliorare sicuramente la qualità del verde. Riesce bene, a mio avviso, in tante zone del comune, del capoluogo, soprattutto. Nelle frazioni abbiamo insistito perché ci sia questa attenzione. Partirà a breve, dalla prossima settimana, anche un intervento minimale, intendiamoci, non è quello relativo agli interventi sui parchi pubblici, giochi e aree verdi, però un intervento di sistemazione di alcune zone un po' deficitarie, che comunque necessitano di un intervento di ripristino sia di giochi che di spazi comuni, di spazi verdi, di spazi pubblici. E è stato affidato a una società per panchine e altre cose. Ecco, quindi attendiamo che venga fatto questa azione di diciamo così di ripristino e di recupero. Poi ovviamente siamo sempre qui per il confronto, che quello serve anche per avere un focus da parte di tutti, soprattutto anche della minoranza su queste vicende, perché interessano anche a me, sono io il primo a riconoscere le cose che hai detto, non ti sto dicendo, hai detto cose che non rispondono al vero. Se c'è lealtà e collaborazione, io credo che possiamo sicuramente fare dei passi anche avanti nel migliorare poi la vita della comunità.